Io sono Igina Giovanni, nasco a Savona nel 1956, il secolo scorso. Negli anni 74, nel periodo bombe di Savona, io compio i 18 anni. E quell'anno io divento maggiorenne tutt'en court, perché la maggiorità all'epoca erano i 21. In quello stesso anno, oltre le bombe, si diventa maggiorenne a 18 anni. E mi trovo maggiorenne sotto un periodo piuttosto tosto della nostra nazione. Ci sono le bombe a Savona, ci sono state le bombe alla stazione di Bologna, c'è un clima piuttosto pesante. Savona è, penso io, è un banco di prova della destra, perché si parla di bombe e di destra. In una località a forte espansione di sinistra. A Savona in quegli anni nascono molti partiti extraparlamentari di sinistra, Lotta Comunista è di quelli. Io vivo una situazione familiare piuttosto pesante perché mio padre è tra i fondatori di Lotta Comunista, perciò si ha paura in quell'epoca anche per queste situazioni qua che non vadano solo a vedere la destra, ma prendono anche la parte extraparlamentare di sinistra. Mio padre lo vedo preoccupato in quel periodo, molto preoccupato. Io sono uno studente dell'ITIS. Abbiamo avuto grossi scontri con il Partito Comunista, che all'epoca era di transizione. Aveva una transizione verso l'imborghesimento del partito, difatti poi sparisce. Ci uccidono il movimento studentesco con i decreti delegati. È tutto un susseguirsi di eventi che poi portano forse a Savona a fare un test in Savona delle bombe di questa gente. Io nasco nel 1956 in Corso Ricci, in una zona che oggi forse non esiste più, perché nasco in mezzo ai campi. Nasco in mezzo ai campi di patate, di cavoli e al giardino di merengone. E merengone era piante. La zona dove adesso vivo adesso è in completo abbandono. Vivo in una palazzina sopra un'officina meccanica che riparava mezzi agricoli e avevamo ancora il bagno in cortile. Io venivo lavato nelle tinozze. Ho un'infanzia piuttosto pesante. La mia infanzia è data dalla tonsillite. Io vengo operato di tonsille a 5 anni perché all'epoca, perciò la mia famiglia. Però tutto sommato andiamo bene. Vado a scuola nel 66 in via Macioccio, c'era una scuola, quella me la ricordo molto bene. Mi ricordo molto bene il SEBIN quando ci danno il vaccino contro la poliomielite. Mi ricordo, ce l'ho ancora, la fotografia della prima elementare davanti alla stazione nuova di Savona. Appena inaugurata, dove poi prendo il treno per andare a militare, cioè fino a quell'epoca lì i treni lì non ne passavano. A 8 anni mi trasferisco in Corso Mazzini, lì davanti alla Croce Bianca, da quelle parti lì. Vado a scuola alle Colombo e la mia vita è tra i giardini del Plungamento, dove si giocava a freccette, se ne facevano di tutti i colori, la fortezza del Priamar, dove si entrava di strafuori all'epoca perché non si poteva entrare, la spiaggia. Io ho ricordi di due ponti che non esistono più, uno di ferro e l'altro è di legno, quando hanno costruito il ponte di Corso Tardiebene, che perché Corso di Tardiebene, che è stato costruito, che io abitavo ancora in Corso Ricci e per arrivare a spiaggia si passava dal ponte di ferro, che era quello
di corso di via Luigi Corsi, si scendeva su, si passava dal vico dell'ammazzatoio e si andava a spiaggia. Ancora prima, quando si andava a spiaggia, si passava dentro alla fabbrica, alla Servetaz. In riva al mare, al posto della piscina, c'era la Servetaz. Per arrivare a spiaggia c'era una passerella che si saliva, si faceva una passerella dentro alla Servetaz e si usciva al porto. Mio padre era un portuale. Portuale di quelli di vecchio stampo. Mia mamma ha sempre fatto la casalinga, abbiamo avuto un'edicola, poi adesso abbiamo una cartoleria, lei ha sempre stata lì in cartoleria con noi. Adesso ha 88 anni e sta tranquilla. I miei ricordi più forti sono alle industriali, quando in assemblea si decide di fare le ronde alle industriali. Oltretutto le industriali all'epoca erano praticamente in costruzione, perché si va all'industriale nel 71, aprono le industriali su, ma c'è ancora, diciamo, un cantiere praticamente aperto. E la paura è che in un cantiere aperto gente possa mettere tranquillamente bombe senza nessun problema, visto che sono state messe poi a pioggia a Savona, non sono state localizzate per determinate cose, sono state proprio messe a pioggia. E da quel giorno lì noi cominciamo a fare le ronde alle industriali. Le ronde alle industriali sono, diciamo, siamo tutti ragazzi, ci sono i professori, certi professori, parliamo del professor Giuliani, quella gente lì, professori con un certo impegno, ecco. E sono, diciamo, subito con timore, con paura, perché 18 anni non è che sei uno di quelli che va a giro tranquillo, beato e pacifico. In un secondo tempo c'è un po' di goliardia anche, e devo dire un grossissimo aiuto da parte degli abitanti del quartiere sotto, che ci portavano il tè, ci portavano i viveri, le cose, praticamente ci sostenevano. Abbiamo avuto un grosso sostegno dalle persone in giro. Devo dire anche che noi eravamo gente che di notte facevamo ronde e al mattino andavamo a scuola. E non è perché la notte si stava svegli che poi al mattino poverini andavamo a casa, eh? Al mattino si andava a scuola. Si andava a scuola, si faceva a scuola, si facevano tutte le cose, si parlava molto del fatto delle bombe, del perché, del per come. All'epoca noi eravamo più politicizzati rispetto a oggi. Certe cose che succedono oggi, dico sempre ai miei clienti giovani, noi saremmo già scesi in piazza. Invece qui stiamo ancora subendo cose che non dovremmo neanche subire. La politica era una parte fondamentale della scuola dell'epoca e ci ha portato tantissima gente in piazza. Avevamo anche gente che abitava a Genova perché lì ti sarà frequentato da molta gente che stava nel ponente del Genovese. Era ben strutturato perché avevamo i nostri posti di controllo, una cosa e l'altra, con il beneplacito della loro grande montagna, che buon'anima, e quello è il ricordo più forte che ho della Savona Bombe. Poi della Savona Bombe il ricordo è la signora, perché è scoppiata praticamente vicino a casa mia, a due passi da casa mia. Diciamo che l'assemblea è stata richiesta dal gruppo degli studenti, però è stata concessa dalla professoressa Montagna, diciamo spontaneamente, cioè non ha fatto nessuna resistenza come faceva resistenza in altre situazioni. C'era un po' di contrasto, ovviamente, c'era un po' di contrasto all'interno, magari tra i vari gruppi politici, tra noi extraparlamentari, con, diciamo, l'establishment politico, che magari voleva gestirlo in un altro modo. Però per il resto, poi fondamentalmente, la cosa era tanto grossa, tanto, che si è unito tutto e si è andato avanti.
diciamo, a livello di studenti. Io ho cose molto generali nei miei ricordi, non ho cose specifiche, perché io sono un testimone, diciamo, piuttosto ampio, non sono un testimone di quelli che hanno avuto un qualcosa vicino, che gli è esploso, che conosceva questo. Io vivo più in un clima. Io ho vissuto più un clima che cose specifiche. Mi posso ricordare la signora, però non ricordo chi è che ci portava sul tè alla notte. Alle 4 di notte arrivava con il tè. Cioè, gente, io mi ricordo tanta gente fuori, tanta gente che ha dato una risposta che forse chi ha organizzato questo non si aspettava. Mi ricordo la polizia che girava, mi ricordo il camion dei pompieri, mi ricordo cose, però mi ricordo tutte cose aperte, non mi ricordo un aneddoto in particolare. Io il particolare forse l'ho cancellato, forse anni mi hanno cancellato il particolare, mentre mi ricordo benissimo com'era l'ambiente, com'era Savona in quel periodo. Savona era una città industriale, era una città dove si lavorava, dove la gente alle 6 del mattino si alzava per andare a lavorare in fabbrica, c'erano le fabbriche all'epoca. Il porto era off limit per gente, per ragazzi. Cioè, io lo conosco il porto perché avevo amici che avevano le madri, io all'epoca ero in Croce Bianca, avevano madri che avevano i locali al porto. Cioè, al porto. Ragazzi, signori, entrare alla porta all'epoca ci entri, però non sapevi se ci uscivi a certe ore, eh? Non è che era. Però il porto era vita, era lavoro, erano navi. Adesso non c'è una nave. Erano navi che arrivavano. Navi che arrivavano voleva dire gente che scendeva a terra, gente che consumava nei bar. Certamente c'era la prostituzione, c'era di tutto. C'era quello che era l'ambiente di un porto commerciale. E Savona era una città di fabbriche, perciò c'era gente, non era come adesso, c'erano poche macchine, macchine 74, macchine sì, ce n'erano, però. I ragazzi vivevano una vita diversa. Cioè, parlo per la mia esperienza, io ero un ragazzo, mio padre era un portuale, il portuale all'epoca non viveva bene, nel 74 cominciava già ad avere il salario garantito, perciò cominciavano già a vivere meglio. Io ho visto mio padre piangere perché pioveva e non poteva andare a lavorare negli anni 60 così. Noi eravamo, la gioventù era diversa. A parte che non avevamo soldi, quello già era già una cosa. Poi non c'erano quei bisogni che ci sono adesso. Le compagnie erano noi, che poi eravamo quelli che abbiamo fatto che siamo andati in giro, che abbiamo fatto le ronde. Noi ragazzi che abbiamo fatto le ronde, che però eravamo quelli con poco spicciolo, vivevamo benissimo, eravamo noi. Eravamo le nostre compagnie, non dovevamo andare alle Seychelles o da qualche parte. Noi vivevamo a Savona, andavamo a spiaggia, ci facevamo la cozzada. Poi c'erano quelli che avevano la macchina, che avevano la moto, ma quelli erano i figli dei ricchi. I figli dei ricchi con noi non avevano niente da spartire. Noi eravamo una banda di desperados, giuro, ve lo giuro, eravamo una banda di desperados. E le bande di desperados sono quelli che poi diventano le persone che aiutano gli altri. È più facile trovare solidarietà da un desperados che da uno che sta bene. Ma è vero. Io conoscevo tante persone che erano dei delinquenti, ma vi giuro, erano proprio dei delinquenti. Io da loro non ho mai avuto un torto così. Niente. Non si sa perché, non si sa per come, ma funziona così. E questi sono quelli che hanno fatto le ronde al porto. Poi c'erano i portuali che facevano le ronde al porto, quelli che le facevano nelle fabbriche e quelli che le facevano in giro per la città.
eravamo. Non, e poi all'epoca la comunicazione non c'era. Cosa c'era di comunicazione? I telefonini, sapevamo neanche dove stavano e di casa. Perciò la comunicazione era tutta un urlo da una parte all'altra. La mia sensazione peggiore è rabbia. È una rabbia data dal non si è mai saputo niente di queste cose qua. Nessuno ha dato mai una minima spiegazione, non dico processi non ce ne sono mai stati. Non si è mai. Penso che non ci sia mai stata la volontà di trovare chi ha fatto questo, perché forse perché la reazione è stata tanto grande che da parte di determinati ambienti si aveva paura di arrivare a un qualcosa. È rabbia, è una rabbia sommessa, una rabbia che ti viene fuori nel momento in cui tu pensi a quelle cose. Perché nessuno si è mai interessato? Ma fondamentalmente, perché Piazza Fontana ci siamo persi, Bologna, sì, sono stati grandi eventi, per carità, non lo metto in dubbio, ci sono stati, l'Italicus hanno cercato qualcosa, Savona se ne sono tranquillamente fregati tutti. Ma chi siamo noi? Forse l'ho detto perché Savona ha avuto una reazione così potente, così forte, che certe persone in certi ambienti hanno pensato bene di non andare avanti con le cose. Male, molto male questo. All'epoca ho avuto una reazione di rabbia diversa da questa. Adesso è una rabbia per non che nessuno ha fatto niente. All'epoca era una rabbia perché queste cose non dovevano succedere in una Savona. Non doveva, Savona era una città tranquilla, era una città come lo è sempre, una cittadina di provincia dove si conoscono tutti, anzi all'epoca ci conoscevamo ancora più di adesso. Perché devi infierirti con delle bombe? Oltretutto non è una bomba, sono 8 bombe, cioè piazzate in posti dove potevi far del male. Perché te la prendi con noi? Noi cosa ti abbiamo fatto? Era questa la mia reazione. E ti arrabbi. Secondo me è quasi umano voler dimenticare le cose brutte. E secondo la mia idea, stiamo vivendo in questo momento un periodo storico che certe cose è meglio non tirarle fuori. Perché non fa comodo a nessuno che si ritirino fuori. C'è chi ha governato in quegli anni, chi ha tentato di governare in quegli anni, non ha voluto portare avanti e oggi, secondo me, non vogliamo riportare fuori cose di un passato che sono pesanti. Secondo me questi governi non hanno nessuna intenzione di portare avanti determinate cose. Siamo praticamente in mano a una destra, perciò meglio che certe cose. Infatti siamo spariti noi, è sparita Gladio, sono sparite tantissime cose che ormai non si sentono più, ma che magari loro non conoscono neanche. Secondo me non c'è una rassegnazione, perché nelle persone, diciamo, anziane, come posso essere io, o più anziane di me, il ricordo c'è, il ricordo è forte, il ricordo produce rabbia. Il mio rammarico è che le nuove generazioni di queste cose qua non ne sanno praticamente niente. Non sono mai state informate né a scuola né da quelle parti lì, secondo la mia idea, e si vuole portare tutto quanto a dimenticare. Noi non dimentichiamo, perché nel momento in cui mi parli e di bombe, noi non dimentichiamo. C'è una volontà di far dimenticare le cose da parte di chi non si sa, ma non si sa, di appiattire tutto. Difatti, io questi anni li chiamo anni piatti politicamente.
questi non sono anni con delle rivendicazioni politiche. Troviamo solo rivendicazioni politiche nei centri sociali a Milano, in quei posti lì dove c'è gente che muore di fame, ma in cittadine come la nostra, dove bene o male la vita spesso ha un certo coso, si tende a far dimenticare queste cose qua, e questo è brutto. Il ricordo deve essere il ricordo di tutto, cioè non è solo il ricordo delle bombe di Savona. Il ricordo delle bombe di Savona deve avere la funzione di far capire a chi vive a Savona che a Savona ha avuto una risposta a una guerra, ha avuto una risposta forte, perché qui lì eravamo praticamente in guerra. Cioè è una città, bisogna far capire che Savona è una città che non è stata inerte con le bombe, ha reagito. Ed è l'unica città in Europa che ha reagito. Perché se noi andiamo a prendere le altre varie bombe, sì, hanno reagito, hanno fatto la manifestazione del giorno dopo, ma oltre alla manifestazione del giorno dopo non c'è mai stato niente, non c'è mai stato un movimento popolare come a Savona che sono usciti fuori a dire noi questi non li vogliamo, noi ci mettiamo fuori. E a volte stando fuori abbiamo forse evitato che certa gente mettesse altre bombe, perché finché fanno così, ma se cominciano a uccidere tante persone, il gioco non vale più la candela. Il gioco è il terrore, è terrorizzarti. Tu non mi hai terrorizzato, io sono uscito. E Savona fa male per questo. Savona non viene ricordata perché Savona ha detto tu non mi hai terrorizzato, io sono uscito fuori e ti ho fatto vedere che io reagisco. Ma gli aspetti positivi sono in tutte le storie. In quelle tragiche, in quelle belle, ci sono gli aspetti positivi. L'aspetto positivo è stato, come ho sempre detto, come continuo a ripetere, una città che ha reagito. Gente che si è ritrovata. Una città che ha un valore, che ha anche un valore storico, che non è stata a dormire. E negli anni a seguire, poi ci sono stati altre manifestazioni, altre cose, gente che si è radunata, hanno creato a circoli. Questa è stata Savona dell'epoca. Poi piano piano con la defabbricalizzazione, cioè tolte le fabbriche, tolto il movimento operaio, che era quello che poi portava avanti determinate cose, l'imborghesimento di certi partiti, si è arrivati a togliere tutto questo. Il mio luogo del ricordo forse è una zona dell'ITIS, dove eravamo a fare le ronde, c'eravamo io, c'era il professor Giuliani, c'era un ammasso di... Se io chiudo gli occhi vedo ancora un ammasso di putrelle che dovevano servire per finire determinate cose, ed eravamo lì che ci raccontavamo con le pile in mano. Cosa succede? Arriverà qualcheduno, ci spareranno, non ci sparano. Non è una stupidata quella che sto dicendo, è una paura di un ragazzo di 17-18 anni che è fuori a salvaguardare la sua scuola, il suo futuro, perché la sua scuola è il suo futuro, non è nient'altro. Con in mano niente, noi non avevamo niente in mano. E se arriva qualcheduno che ci spara, cosa facciamo? Il professore che magari ci tentava di calmare, ma anche lui, cosa calmi? Questo nei primi periodi è stata la nostra idea, cioè sì, noi siamo qua, sì, ma se arriva qualcheduno che ci spara, che fa, che ci brega, perché c'era anche quella paura lì, che arrivassero gente che ti spara. Hai paura, però ci stai. Hai paura, però ci stai. Perché vuoi andare avanti, vuoi che la tua scuola vada avanti. Non facendo niente, stando magari seduti davanti a un fuoco a cuocerti
la bracciola che quella che la signora di sotto ti ha portato su, mi ha detto Nini, mangi, cioè la classica frase, rigore, no? Che magari la signora anziana, Nini, ma non lei fame, ma non lei freddo, cioè quelle cose lì. Questi sono i miei ricordi, sono bei ricordi, sono ricordi di compagni, sono ricordi di momenti passati bene.